Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora sono nell'inquadratura dei prodotti del video dei prodotti smaltiti, ma questo non è un video dei prodotti smaltiti, bensì è l'intro di un video un po' diverso dal solito che non ho mai fatto sul mio canale. In questo video vi voglio descrivere e far vedere ovviamente la mia routine di bellezza che affronto tra virgolette una volta più o meno a settimana, una volta ogni 10 giorni. Sono i trattamenti che mi concedo in una giornata, una mattinata di relax, 2-3 ore massimo, anzi pure di meno, un paio d'ore, no, forse un'ora e mezza in totale ci metto per fare tutto. E voglio ovviamente condividere con voi questi miei piccoli step. Spero che il video ti possa essere utile. Io ti invito ovviamente a guardarlo e a proseguire nella visione, non nella versione di latino. Se ti va ovviamente supportami con un pollice in su e iscriviti al canale, c'è il tastino dell'iscrizione qui sotto. In più, giù nell'info box vi lascio anche ovviamente i prodotti che vi faccio vedere in questo video. Se esiste già la recensione, troverete anche il link al video recensione. Nulla, non ho più nulla da dirvi, vi lascio al video. Ciao! Allora, sono nel mio bagno, sono in tenuta casalinga perché ovviamente non vorrei sporcarmi il mondo e ho anche i capelli sporchi e legati. Credo che ci sia un eco perché lo sento, pauroso, però ovviamente siamo in bagno, ci dobbiamo tremendamente accontentare. Allora, la prima cosa che vado a fare è lavarmi il viso con la mia saponetta di acqua termale di Ischia, acqua termale, fanghi, eccetera. La prima cosa che facciamo. Di norma con acqua tiepida, la lascio scorrere giusto qualche secondo e inizio a lavarmi il viso. Risciacquo le mani. E la prossima cosa che vado a fare è utilizzare, un attimino solo, questa spugnettina in silicone presa da Tiger per iniziare a fare un leggero scrub al viso. Subito dopo invece passerò la seconda parte, che è un pochino più massaggiante, nei punti ovviamente dove devo andare a stimolare la microcircolazione. Però prima puliamo il viso con la prima parte. Insisto sul naso, sulle alette del naso, sulla punta del naso e ovviamente sul mento. Passo anche sulle labbra e sul contorno labbra. E ora con la parte più bassa vado a fare questo movimento dal mento verso le orecchie, da un lato e dall'altro, poi intorno alle labbra, un verso e nell'altro, sulle rughe del sorriso e sotto il contorno occhi, cioè arrivando fino alle tempie, e infine sulle rughe 11, che ho poco, però comunque si iniziano a intravedere. Sciacquo la spugnetta e sciacquo il mio viso. A questo punto, con la mia, questa è la mia asciugamano, anche se odio queste giganti, però quelle più piccoline sono tutte a lavare, tampono l'eccesso di acqua, lascio comunque il viso leggermente umido e passo allo scrub. Lo scrub lo faccio in casa e utilizzo l'olio di Neem, che è un olio orientale, se non erro, che stimola e pulisce il viso, è tipo l'olio indiano. Non so se ricordate, agli albori di YouTube esisteva questa, tutte parlavano di questo olio indiano che ho usato anch'io. Vi lascio giù nell'info box anche la mia recensione, datata 9 anni fa, probabilmente 8. Comunque, l'olio di Neem ha molte più proprietà nutritive e antiossidanti sulla pelle. E di norma lo vado a miscelare con il bicarbonato. Purtroppo è finito ieri sera che abbiamo lavato le fragole e quindi mi devo accontentare della cosa granulosa che è in casa
meno aggressiva. In questo caso utilizzo un sale da cucina classico, con la, il sale fino. Quindi prendo un po' di olio, metto direttamente sulla mano senza andare a sporcare altro. Già l'olio di neem, non so se si riesce a vedere, è molto corposo, non è un olio che scivola facilmente. Poi, come se volessi cucinare, una spolveratina di sale, controllo un po' la consistenza miscelandolo in mano. Questo scrub deve essere sì scrabbante, ma ovviamente non aggressivo, comunque sto andando sul mio viso. E più o meno questo va bene, va bene. Inizio a passare, mettere un po' di quantità sul viso. Cosa importante con l'olio di neem: non me lo fate arrivare in bocca perché ha un sapore disgustoso, è l'unica cosa che non mi piace. E inizio a massaggiare. Massaggio, massaggio. Ci sto almeno 30 secondi, insisto qui all'inizio delle gote, naso, fronte, mento. Quello che mi rimane tra le mani ne approfitto, non lo spreco. Faccio un leggero massaggio anche alle mani, al giro cuticole, così le andiamo a ammorbidire, che non guasta mai. Giusto per gradire. Ok, visto che ho un olio sul volto ed è molto difficile da togliere ovviamente gli oli, e specialmente l'olio di neem, mi devo andare a rilavare il viso, lo farò sempre con la saponetta. Prima però lavo le mani con un semplice sapone per le mani. Ora tampono e asciugo perfettamente il viso. Ovviamente non andiamo a strofinare, ma a tamponare per poter asciugare. Ok, prima fase conclusa. Ora posso andare a mettere la mia maschera. In questo periodo sto utilizzando questa della Bottega Verde, la maschera purificante opacizzante per pelli impure e grasse. C'è oli essenziali di eucalipto, timo, estratto di salice, argilla siciliana, ci sono diverse cose. Mi piace molto questa maschera e la metto su tutto il viso, evitando il contorno occhi e il contorno labbra. Ne metto uno strato non esageratamente grosso, perché altrimenti non si secca, ma neanche vado di avarizia, quindi comunque ci deve essere. Io la vado a mettere anche nella zona baffetti, che non ho. Ci sono anche una delle mie estetiste, tipo in questa zona qua, non la metteva. Però ogni tanto può capitare che c'è qualche impurità in più, quindi la metto anche qua. Ora la lascio in posa finché non sarà del tutto secca. Più o meno questa maschera ci mette dai 15 ai 20-25 minuti per seccarsi completamente. E quindi ci vediamo dopo. Saranno trascorsi più o meno una quindicina di minuti. Al tatto la maschera sembra asciutta, anche se vedo delle parti un po' più scure, però la sento bella tesa. Ora la vado a sciacquar via sempre con l'acqua tiepida e dopo di ciò vado a mettere lo strip per il naso, questo di Essence, che per me sono i migliori. Li utilizzo ormai secondo me da 5-6 anni, credo di sì. Tampone il viso evitando il naso, perché comunque per poter mettere i patch il naso deve essere bagnato. Quindi ora vado a posizionare il patch. Dov'è l'apertura? Eccolo qua.
E il pezzo sempre più o meno una decina di minuti, 10-15 minuti. Cerco di non fargli fare grinze o strani onduli, altrimenti dove ci sono le pieghe non strappa praticamente nulla. Ok, forse leggermente estratto, ma va bene così, tanto le parti interessate sono coperte. Asciugo le parti intorno e attendiamo un'altra decina di minuti. Ok, 12 minuti sono trascorsi, il patch è bello asciutto e ora devo piangere in aramaico per tirarlo via perché ogni volta mi uccido sempre. Mamma che dolores. Ok. Ora risciacquo il viso, lo ritampono. Ok, l'ultima cosa che faccio in bagno è mettere il mio tonico. Il tonico che sto utilizzando in questo periodo è questo della Garnier Bio, Altimo Purificante. Sto trovando molto bene, sulla confezione consigliano ovviamente di metterlo con un cotoncino, io credo che sia uno spreco e un inquinamento inenarrabile, se considerate che di norma si lava il viso un paio di volte al giorno, sono due o cotoncini o due pezzi di batuffolo di cotone. Anche se si utilizzano i patch, quelli riciclabili, in cotone, comunque che si possono lavare, devi sprecare acqua per poterli lavare. Quindi io cosa faccio? Ne metto semplicemente un po' sulle mani, sulla mano. Una piccola quantità, massaggio tra le mani e tampono sul mio viso. Insisto, dove ho messo anche il pezzo, così chiudiamo subito i pori. Ok. Sciacquo le mani e in bagno ho finito. Ok, l'ultima cosa che faccio, penultima cosa che faccio, è idratare il viso con quest'olio Prestige Ouzo della Nuxe. Ho ancora il viso leggermente umido dal tonico, quindi di norma spruzzerei anche dell'acqua termale, ma al momento ne sono sprovvista, devo andarla a ricomprare. Ah, il profumo. Quindi spruzzerei l'acqua termale e andrei a mettere l'olio. Ora mettiamo direttamente l'olio, ne metto qualche goccia sulla mano e riscaldo tra le dita e inizio a passarla sul viso e un altro paio di goccioline, faccio il collo comunque è un olio bello idratante, faccio i miei soliti massaggini. Vado a stimolare un po' la microcircolazione. Sono fissata con le rughe del sorriso. Adoro sorridere, ma le odio sul mio volto. E odio anche gli 11 in front of. Non mi piacciono proprio. Un po' di micromassaggini che non guasta mai. Poi un altro paio di goccioline. Faccio un po' il contorno occhi. Proprio così, senza pietà. Per il contorno occhi vado a fare massaggio distensivo verso l'esterno. Oggi non riesco a parlare in questo modo.
un po' di segno dell'infinito per le rughette di espressione laterali e zampette di gallina. Massaggino muscolare. E un piccolo tappettio che non guasta mai. Metto un po' di olio anche sulle labbra e il restante ovviamente non si spreca mai nulla, va sulle mani e sulle unghie. Ok, l'ultima cosa che faccio è andare a distendere e a rilassare completamente il mio viso, anzi il mio contorno, con una maschera. Una maschera occhi, questa è quella con le palline in gel che ho riscaldato. Se si ha il forno a microonde, basta tenerlo un paio di minuti nel forno a microonde, si riscaldano le palline, te le metti e ti rilassi. Io purtroppo, anzi, non posso avere forno a microonde in questa casa. E quindi cosa ho fatto? Ho riscaldato un po' di acqua, le ho tenute immersa la maschera per un 5 minuti. E ora me la vado a mettere. Io ti ringrazio per aver visto questo video, spero che questi piccoli consigli su come cerco di tenere su l'impalcatura ti siano state utili. Nel frattempo io ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto ovviamente supportami con un pollice in su e se ti va c'è il tastino per l'iscrizione per non perderti nessuno dei miei video. Io ti saluto, ti lascio la tua giornata, un bacione e in gamba. Io metto questa. E mi vado a rilassare. Ciao!